Nella mia mania di voler far germogliare tutto, questa volta provo a far germogliare le castagne. Lo vediamo insieme? Torniamo alle castagne. Siamo in inverno, fuori c'è poco da fare, volevo acquistare qualche albero di castagno. Sicuramente poi lo prenderò più avanti, però nel frattempo avevo queste castagne in casa. E così scorrendo su YouTube ho visto altri video, mi è venuta la voglia di provarci e adesso lo proviamo insieme. Piccola precisazione sulle castagne. La germinazione è abbastanza lunga e abbastanza difficoltosa, però con alcuni accorgimenti forse riusciamo a fare qualcosa di buono. Innanzitutto dobbiamo scartare quelle che non vanno bene, per esempio queste che presentano delle spaccature superficiali, l'avevo già messa da parte, questa che è vuota. Al centro suona vuoto, quindi anche questa non va bene. Ho identificato alcune castagne che potrebbero andare bene. Non hanno segni di rottura superficiale, sono integre. Poi, guardando bene, ho trovato due castagne nel gruppo che sono fresche come me. Questa, ad esempio, guardate, ha già germinato da sola ed era pronta per essere mangiata, e quindi è un'altra. Quindi mezzo lavoro l'abbiamo trovato già fatto, meglio così. Adesso facciamo una cosa, le mettiamo a bagno per 24 ore in acqua fredda, normalissima. Vediamo poi le operazioni da fare per agevolare poi la germinazione. Se tutto va bene, in un paio di settimane dovremo cominciare a vedere questo risultato, ovviamente in grande. Semplicemente l'ho messa in acqua fredda, adesso le facciamo riposare per 24 ore, domani le estraiamo, le asciughiamo. E lavoriamo sulla punta, qui sul picciolo, in modo tale poter agevolare poi la germinazione. Sono passate 24 ore da quando abbiamo messo a bagno le castagne. Volevo farvi vedere questa. Queste sarebbero castagne fresche. Comunque va bene così, per il nostro scopo è la cosa migliore. Questa ha già radicato. Adesso vi faccio vedere il lavoro che c'è da fare su quelle che ovviamente non hanno radicato. Questa parte qua con l'unghia cerchiamo di romperla piano piano, così, ecco qua, poco, giusto per imboccare poi, per facilitare l'ingresso dell'umidità e la radicazione della castagna. Così, proprio. Se non ce la fate con l'unghia, vi potete aiutare con un coltellino. Ecco. Ecco, giusto giusto bucare la punta. Da qui poi dovrà uscire il germoglio. Quindi questa la lasciamo così. Io avevo già fatto una cernita preventiva, quindi quelle ammaccate, quelle schiacciate, quelle con la buccia tagliata, queste le avevo scartate già tutte a priori. Ecco, così, giusto giusto, una scalfitura. Sono morbide adesso perché sono state a bagno 24 ore. Questa ha già fatto tutto da sola, guardate che bella. Diciamo che mezzo lavoro l'hanno fatto da solo loro, perché forse va a sapere come sono state tenute. Ecco qua, perfetto. Adesso diamo una pulita e passiamo alla fase successiva. Mi scuso per l'audio se è un po' da cavernicolo, sto registrando in casa, per una serie di motivi non posso registrare fuori, e quindi mi porto avanti con questo tipo di video. Tanto siamo a dicembre e tenete conto che io da gennaio comincio la semina nel semenzaio caldo, quello riscaldato. Vi lascio qui il link, l'avevo già fatto l'anno scorso, mi sono trovato benissimo, tant'è che sono poi arrivato ad avere ad aprile un surplus di piantine, soprattutto di pomodori. Comunque riprenderò poi il discorso più avanti. E quindi queste semine che sto facendo adesso, siccome occorre molto tempo, li porto avanti. Ho preparato dei semplici vasetti con della terra di buona qualità. Ora dobbiamo cercare di riprodurre le condizioni che ci sono nei boschi, praticamente dove nascono le castagne. Quindi dobbiamo cercare di identificare la parte piatta della castagna. Se voi ci fate caso, la castagna non è fatta nello stesso modo, c'è una parte panciuta, che è questa,
e una parte piatta che è questa qui. Noi le adagiamo dalla parte piatta, così, senza affondarle troppo. Mi sposto, vi faccio vedere meglio. Ok, mi sono avvicinato. Guardate, praticamente la sistemiamo, soltanto la adagiamo sul fondo dalla parte piatta al centro, spingiamo un po', non da non sotterrarla, e la lasciamo così, in modo tale che la radice che è uscita fuori, in questo caso è già uscita fuori, tocchi il terreno. Terreno già umido, io ho scelto solo le castagne più grandi, quelle piccole striminzite se potete evitare meglio perché hanno meno possibilità di germinare. Ok, metto l'ultima, poi continuerò da solo. Ecco, perfetto. Ora c'è la terza e ultima fase da fare, ovvero quella di creare uno strato di umidità costante della pianta. Per fare questa operazione è molto semplice, si prende un foglio di Scottex, leghiamo in quattro, lo adagiamo dentro il vaso e con lo spruzzino illumidiamo. Questo tiene il terreno umido e in qualche modo simula un po' le condizioni del sottobosco, che è il luogo ideale dove nascono le castagne. Ora io le conservo in una stanza dove ho 19 gradi fissi. Se tutto va bene, nel giro di una settimana, 10 giorni, massimo 2 settimane, dovremo vedere i primi germogli. L'unica operazione da fare poi, giorno per giorno, è quella di controllare che lo Scottex rimanga umido, quindi ogni tanto bisogna dargli una spruzzata. La terra, come vi dicevo, è già umida nel mio caso, se no bisogna inumidirla. Ok, ci rivediamo fra qualche giorno e vediamo se hanno germinato. Sono passati circa 20 giorni da quando abbiamo messo a dimora le castagne. Adesso le vediamo insieme. Guardate che spettacolo. Ovviamente questa, che era più avanti col germoglio, se vi ricordate, ve l'avevo fatto vedere, sta venendo fuori più velocemente delle altre, ma anche le altre stanno attecchendo, guardate. Ecco. Qua si vede ancora meglio. Tutte e due stanno facendo i germogli. Ecco, io continuo a tenere il terreno umido con uno spruzzino, non troppo e non bagnato, se no fa la muffa. E copro poi ancora con dello Scottex, come vi ho fatto vedere, e bagno anche lui. Anche questi due vasetti, così come gli altri, li sto tenendo sotto una lampada LED blu che ho acquistato da poco, quindi sto guardando anche quello se funziona e come va. Sono passati circa 10 giorni da quando abbiamo messo a dimora le castagne, ora le ho scoperte, hanno avuto fino adesso lo Scottex inumidito. Ultimamente ho visto che si essiccava molto, probabilmente la temperatura interna di 19 gradi è eccessiva per quanto concerne l'evaporazione dello Scottex. Però vi volevo far vedere questa. Guardate che bella. Questa ha preso proprio il via con le radici che si sono già inserite dentro il terreno. Anche queste sono molto belle. Ecco, fra tutte quelle che ho messo, sono 9, soltanto due non hanno attecchito, anzi una sta facendo la muffa, vedete? Ovviamente questa e anche questa non erano buone, non erano idonee. Se controlliamo meglio, ma infatti vedete che non c'è nulla. La terrò ancora un po', qualche giorno, giusto per tenerla, ma poi la butterò via. Vediamo questa. Anche questa non c'ha nulla. No, questa la butterò via subito.
non importa. Vediamo velocemente le altre. Guardate che belle. Ecco, adesso continuerò a tenerle umide, a cercare di rincalzare lì dove il terreno magari si sta abbassando. E io da una decina di giorni sto testando una lampada a LED con luce blu, ideale per far germinare i semi. Quella poi può essere regolata anche su luce rossa o su entrambe, che diventa viola, per far poi fiorire le piantine. Ora solo sulla fase di germinazione. Siamo giunti alla fine di questo video, non so se ve l'aspettavate, ma guardate che spettacolo. Sono passate circa 3 settimane da quando ho messo a dimora le castagne. Questa è la più sviluppata ed è veramente bellissima. Ha 2 belle foglie più altre 3 che stanno germogliando adesso. Qui, questa che l'avevo messa doppia, che adesso dovrò dividere in 2 vasetti separati, è anche molto bella. Questa è un pochino più indietro. Anche queste hanno attecchito tutte e due. Quella più indietro è questa, però ha il tempo di crescere. Sono veramente contento di questo esperimento, lo potete fare chi vuoi, lo può fare chiunque. Sono passate circa 3 settimane, come vi dicevo, dalla messa a dimora delle castagne. Castagne normalissime acquistate al supermercato, quindi non c'è nulla di particolare. Adesso queste poi le metterò in vasetti singoli, aspetterò che crescano e poi quando è autunno le metterò poi a dimora nel terreno direttamente. Tanto il posto ce l'ho. Vediamo come si sviluppano, ovviamente, perché per me è la prima volta che faccio un esperimento del genere. Bene, vi ringrazio per essere stati con me in questo video. È stato veramente un piacere vedere crescere queste piantine. Spero di avervi trasmesso questo mio entusiasmo nel vedere queste piantine che crescono a vista d'occhio. Vorrei chiedervi, se vi è piaciuto il video, di lasciarmi un like e di condividerlo, così mi aiutate a far crescere il canale. Troverete l'articolo completo, anche con tutti i passaggi, su unorsoincampagna.com e lì, se vi va, potete trovare anche articoli che non vedrete qui su YouTube, ovviamente. Sono articoli di approfondimento. Bene, è tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video, per essere stati con me e alla prossima!